Arriva settembre e porterà il grande sport a Sulmona. Al Viadro lunedì prossimo è cartellone di estate sport, una settimana che farà vestire Piazza Garibaldi delle più grandi discipline sportive. Un evento che Capoluogo Peligno ha già avuto modo di apprezzare nel passato, come dimostra la storica locandina del 99, la prima edizione della manifestazione. A presentare in conferenza stampa il programma completo è stato il vice sindaco Luciano Marinucci, accompagnato dal consigliere comunale Roberta Salvati. Marinucci ha sottolineato il notevole impegno dell'amministrazione per tutte le manifestazioni estive. Con queste manifestazioni che vanno dal 1 al 7, è un'ulteriore risposta che noi non lasciamo niente a caso, che queste manifestazioni servono non solo per valorizzare la nostra città ed essere quindi attrazione al turista ad frequentarle e ad apprezzare le bellezze architettoniche, culturali, ma è soprattutto per far conoscere la gente qualche sport che magari normalmente non conosce perché sono sport di nicchia e di palestra. Quindi ci saranno una serie di manifestazioni che vanno dal primo, che si inizierà con l'atletica, si passerà al ballo e poi abbiamo una chicca quest'anno che è quella del giorno del 4 settembre in cui ci sarà un tentativo da parte del ballo di superare il Guinness dei primari, che è quella dell'Alli Galli, che è detenuto da Nola con 582 persone, ma noi cercheremo di superare questo numero e di andare oltre. Quindi venerdì ci saranno altre manifestazioni di palestre effettuate anche dalla Fit Avenue della palestra che sta nei pressi di Manata, per cui ci sarà il ciclismo mercoledì, quindi ci sarà la ginnastica artistica che ha più ne mette, quindi sarà una manifestazione bellissima. Il giorno 6 e il giorno 7 ci saranno due concerti in piazza, che sarà un modo per dimostrare accoglienza e dare un minimo di ospitalità, perché il giorno 6 e il giorno 7 poi ci sarà il master che è organizzato interregionale del professor Carrozza di atletica, e il giorno 6 e il 7 ci sarà lo stesso il Wolf Bike Tour, che è una manifestazione di ciclismo. Per cui questa è la giusta risposta a chi sputa veleno e fango nella nostra città e alle nostre capacità, perché stiamo dimostrando che nonostante, ripeto, le difficoltà economiche abbiamo fatto un cartellone di tutto rispetto, dando la dimostrazione che sul mondo è sempre al centro non solo dei miei pensieri ma soprattutto al centro della regione e dell'Italia intera per quanto riguarda la capacità di organizzare questo tipo di manifestazioni. Un evento che è costato circa 8.000 euro alle casse comunali, da evidenziare, prosegue Marinucci, l'intervento spontaneo degli enti e delle associazioni sportive. Noi siamo la Paradise Dancing Club di Sulmona, abbiamo una scuola di ballo, siamo insegnanti di ballo, insegniamo in via Caselupi numero 36, siamo vice campioni italiani di danze caraibiche 2010, abbiamo partecipato a varie manifestazioni sportive anche come competitori, siamo giudici federali e abbiamo cercato sempre di portare il massimo della danza, soprattutto in questa città che la consideriamo una città anche nostra, anche se di origine siamo campani, però abbiamo tentato e ci siamo riusciti anche con grande successo a portare il massimo della danza sportiva attraverso anche i trofei nazionali di danza sportiva, perché noi siamo gli autori, siamo i primi che abbiamo portato qui alla città di Sulmona, al palazzetto dello sport di Sulmona, la danza sportiva attraverso il primo trofeo della città di Sulmona fino all'ottavo trofeo della città di Sulmona. Abbiamo fatto manifestazioni di alto livello portando addirittura campioni del mondo di tango argentino qui in Piazza Garibaldi, campioni italiani di danze folcloristiche di danza romagnola e tutti i livelli di ballo, dalla classe D fino ai professionisti, per quanto riguarda le competizioni di danza sportiva. Lei è una maestra coreografa e quindi siamo lieti e anzi onorati di partecipare a questa estate sport che avverrà a settembre. Che spettacolo sarà? Sarà uno spettacolo molto impegnativo e dal punto di vista delle bambine, dal punto di vista invece del pubblico sarà qualcosa di eccezionale, perché la ginnastica ritmica è uno sport poco conosciuto, non è mai visto soprattutto in televisione, quindi neanche i media più che altro ci supportano, e sarà una grandissima novità, quindi sarà un'ora di puro spettacolo.
Io mi chiamo Carolina De Benedittis, faccio ginnastica ritmica alla Nicla. Sono Letizia Margiotta, ho 11 anni e frequento la SD Nicla, agonistica da un anno. Io sono Martina Tedeschi, ho 11 anni, vivo a Sulmona e anche io frequento la SD Nicla a livello agonistico da un anno. Mi chiamo Eva, ho 8 anni e frequento la SD di Nicla. Sono Diletta Spinosa, ho 11 anni, vengo da Sulmona e frequento la SD Nicla a livello agonistico da un anno. Sono Alessia Placido, vengo da Prato La Pelliccia. Ho 12 anni e frequento l'SD Nicla agonistica da un anno. Professoressa Iacobucci Loredana, che è il presidente nonché la fondatrice dell'SD Nicla. Anche il Tennis Club partecipa a questo cartellone di estate sport. Sì, siamo stati coinvolti dall'amministrazione comunale, partecipiamo con molto entusiasmo perché portare lo sport in piazza è una cosa molto importante e daremo la possibilità nel giorno 5, venerdì 5 settembre dalle 17 in poi, daremo la possibilità di provare il tennis a tutti. E anche l'uso della bicicletta, l'uso sportivo e quello quotidiano. Sì, l'uso sportivo e anche quello quotidiano, diciamo io rappresento più quello quotidiano, facciamo fare un giochino in piazza ai ragazzi, quindi ripetiamo la giostra, i ragazzi dai 3 ai 6 anni saliranno su una strana bicicletta e cercheranno di ripetere le imprese dei cavalieri della giostra cavalleresca di Sulmona. Grande sport e anche buona musica con il record della Ligalli che il prossimo 4 settembre si dovrà battere. È una cosa veramente importante, noi stiamo cercando in tutte le maniere di battere questo record nel tentativo comunque della Ligalli. Attualmente c'è la Nola nel world record di 582 persone e l'impegno di tutti i cittadini e di tutti è quello di venire il 4 settembre in piazza Garibaldi. Nel venire anche prima sollecitiamo le persone a venire anche un pochettino prima in maniera tale da avere anche le linee guida per le prove e poi anche per rispettare poi i tempi e le tempistiche di entrata e di uscita in merito all'evento della serata. Un plauso all'amministrazione comunale arriva anche dal giornalista di Sky Paolo Assogna che in questi giorni è tornato nella sua amata Sulmona per godersi questo grande spettacolo. Come ti sembra questo programma? Guarda, io credo che sia importante dare delle opportunità ai giovani. Qui in provincia bisogna creare movimento, interesse, toglierli dalle case, toglierli dai computer, riportare i giovani per strada. E credo che questa manifestazione organizzata dal Comune e dal vice sindaco Luciano Marinucci abbia proprio questo obiettivo, quello di tirare fuori i bambini, la gente dalle case e riportarli per strada. Per questo credo che il rapporto con lo sport sia importante anche per questo e io credo che tutti quanti i cittadini di Sulmona debbano scendere in piazza proprio per omaggiare questa bellissima iniziativa.